Una capillare operazione di natura preventiva, così è stata definita l'attività interforze di questo pomeriggio a Pescara da parte di polizia, guardia di finanza e carabinieri in alcune zone particolarmente attenzionate del capoluogo adriatico. Parliamo della periferia, in particolare di Rancitelli, ma anche del centro di Pescara, dove ci troviamo, in particolare nell'area di Risulta, in un tratto particolare di Corso Vittorio Emanuele. Un'attività che è iniziata poco dopo pranzo, intorno alle 14, proseguirà per tutta la serata, ma che ha già un suo bilancio. Oltre 200 persone identificate, vari interventi e, pensate, perfino 8 arresti. Si tratta di persone tutte conosciute alle forze dell'ordine, colte in flagrante in varie attività illecite, in particolare spaccio di droga nei quartieri periferici della città. Si è tenuta anche una conferenza stampa con alcune dichiarazioni da parte del questore Luigi Liguori, del colonnello Antonio Caputo, comandante provinciale della Guardia di Finanza, e di Riccardo Barbera, comandante provinciale dei Carabinieri. 229 persone identificate complessivamente dalle tre forze di polizia. Ci sono 2 cittadini extracomunitari che sono stati individuati e non hanno i requisiti per rimanere sul territorio nazionale, quindi stanno per essere avviati presso i centri di trattenimento, i CARA, di Brindisi e di Bari. Quindi, ecco, oltre alle 100 persone che sono per strada, c'è tutto un apparato amministrativo poi di accompagnamento e di vigilanza. In questo caso ci saranno 6 operatori che vanno alla città di Brindisi e alla città di Bari. 4 persone accompagnate, abbiamo 10 persone di arresti domiciliari controllati, 128 veicoli. Le persone arrestate sono 8 al momento, soprattutto si tratta di furti e in materia di stupefacenti. Quindi sono delle operazioni mirate, infatti non vedete qui un dispiegamento concentrato di forze di polizia, ma stanno in questo momento perquisendo, stanno cinturando, stanno fermando, e quindi più che rastrellamento è un'operazione ad alto impatto, città sicure, come ama dire il colonnello Caputo. Un particolare riferimento alla Guardia di Finanza è la sicurezza economico-finanziaria, quindi non soltanto la criminalità diffusa, ma anche la lotta alla contraffazione, la lotta al lavoro nero, all'abusivismo commerciale, all'evasione fiscale. Abbiamo controllato sia persone fisiche che esercizi commerciali, quindi la presenza dello Stato è a 360 gradi. Il fatto di essere presenti qui vuol dire che l'unione fa la forza, e questo è il frutto delle competenze specialistiche di ciascuna forza di polizia. Speriamo di garantire sicurezza e far capire al cittadino che ci siamo. Lo sforzo è uno sforzo importante, quindi noi facciamo prevenzione, cerchiamo di evitare la commissione di reati contro il patrimonio soprattutto, cerchiamo di garantire al cittadino medio che gira, che vive la città, di farlo serenamente.